Non so voi, ma a me questo paesaggio sembra molto italiano. Le bandiere del Texas e degli Stati Uniti che sventolano. Anche questa casa non sembra male. Bandiere. Ed eccoci qua. Domenica pomeriggio andiamo a farci una bella guidata, una Sunday afternoon drive, che in America è una cosa tipica gli anni, tanti anni fa, no? La gente prendeva la macchina e andava a fare questa guidata nel mezzo un po' della, attorno alla città, in campagna, e tutti salivano, genitori, bambini, figli. E c'è una canzone di Brett Eldridge, che è un cantante nato in Illinois Country, che racconta in questa bellissima canzone il Sunday afternoon. E oggi facciamo un Sunday afternoon in realtà non molto in campagna, ma più che altro nei quartieri un po' più belli di Austin, a west del Colorado River, quartieri con case molto belle, anche con la bandiera del Texas sulla sinistra. Our hands together. UvaldiStrong.net. Type that in right now. You'll see what I'm talking about. Questa radio raccoglie fondi per le famiglie colpite dalla tragedia di Uvalde. Come vedete, le strade sono sempre molto grandi, anche quando sono strade normali, diciamo. Questa non è certo un'autostrada, ma è normale in America trovare spesso strade a due corsie, senso di marcia, anche all'interno della città. Fortunatamente anche, perché con tutte le macchine che ci sono, sapete, soprattutto in Texas, è uno stato devoto alla guida, alle vetture. E a proposito, secondo me ne vedrete un bel po', vedete molti pick-up durante questa Sunday drive. Si sale in collina. Questo è un quartiere abbastanza, una zona piuttosto buona della città, e si capisce perché poi si vedono anche diversi tipi di negozi, banche, supermercati. Ho già visto Whole Food, che è uno dei supermercati più costosi che ci sono in America. Qualità ottima, prezzo non so quanto sia giustificato. Continuiamo quindi a guidare. A un certo punto dovremo incontrare Westlake Drive, che è la strada che conduce attraverso i quartieri. Invece questa strada si chiama West Bank, ma è solamente credo l'ingresso in un parcheggio di una banca, infatti. Ah, ecco qua, Westlake Drive. Una cosa che mi colpisce spesso è il fatto che in Texas ci sono pochissimi marciapiedi nelle strade con le case. Questo non è il caso in Midwest, no? In Midwest c'è molto più la presenza, diciamo, comunque del comune o di chiunque costruisce i marciapiedi, no? Sono più marciapiedi dentro i quartieri che collegano le case. Questo è veramente uno stato dove ci si muove quasi solo in macchina. In molti casi i marciapiedi mancano anche nelle zone residenziali, ma vedete che bello anche qui, no? Guardiamo, ci sono sempre, dovunque, bandiere americane in giro. È così interessante da capire come la cultura della bandiera sia così presente nelle vite. Un altro pick up. Ed ecco qua. Guardate quante bandiere americane, ce n'è una in ogni angolo. E questo è il weekend di Memorial Day, no? Il weekend in cui si onorano i caduti in guerra, i veterani, quelli che hanno servito gli Stati Uniti nelle forze militari. È davvero forte il sentimento che c'è per tutti
tutte le forze militari in America, chiunque ha un parente o un cugino o qualcuno della propria famiglia che ha servito, e va anche detto che in tanti casi le famiglie, per molte famiglie servire è una tradizione, cioè se lo fa, lo ha fatto il padre, anche i figli lo fanno. Questo è sempre una cosa che mi ha molto molto colpito. Una volta un mio amico mi disse, un mio amico americano, io smisi di andare al college perché volevo servire il mio paese. I wanted to serve my country. Freedom is not free, si dice sempre in giornate come queste. Certe case un po' danno l'idea del vecchio ranch, no, texano. La casa nella prateria o qualcosa del genere. Non solo. Che belle. Non so voi, ma a me questo paesaggio sembra molto italiano. Poi ho anche visto che c'era una strada che si chiamava Carrara, che incrociava qui. A volte cercano di dare dei nomi italiani alle strade, secondo me, boh, per far credere, non so, per convincersi di cosa. Però il paesaggio qui è molto mediterraneo, quindi in parte mi ricorda anche casa. Stop, e allo stop in America ci si ferma sempre, anche se, come si può dire, in Italia spesso no, si tratta come una precedenza, no? Qui assolutamente tutti si fermano, anche se non arriva nessuno. Austin praticamente è a metà in collina e metà in pianeggiante, diciamo, ma la cosa interessante è che appunto dove inizia Austin inizia anche la regione del Hills Country, cioè una zona collinare molto tipica e molto bella, diversa dal resto, diciamo, del Texas, perché il Texas in generale è più pianeggiante, ma l'Hills Country è veramente bellissimo, anche perché poi al suo interno c'è il fiume Colorado, il Lake Travis, insomma tanta varietà, decisamente diversa dal tipico paesaggio texano. Forse non ho mai visto tante colline in Texas quante ne ho viste in questi ultimi attimi di guida, negli ultimi 6 mesi. Quelle lassù sono vere e proprie mansions. E naturalmente le strade in questa zona sono tenute molto bene, del resto i taxpayers, cioè le persone che vivono in questa zona, pagano sicuramente molte tasse, quindi le loro strade vengono mantenute molto bene. Siamo del resto nel quartiere più ricco probabilmente di Austin. Westlake di qua, ok. No, ho sbagliato. Certe case sono dei castelli qui. Una Corvette. Alcune case sono belle nascoste, ma si intravede, si vede che sono niente niente male. Non so cosa si vede di questo, ma anche questa casa non sembra male. Ho visto che il quartiere è di un certo livello, ovviamente una banca di investimento, Merrill Lynch Wealth Management. Qui una vista Lakeshore. Mi colpisce anche la differenza tra le architetture che ci sono negli Stati Uniti. Texas, San Antonio, Austin, l'architettura è molto più simile a quella italiana rispetto, no, ad altre città, per esempio nel Midwest. Nel Midwest l'architettura è diversissima da questa. Vedo spesso in queste case quei mattoncini rossi che ci sono, come si chiamano, le tegole, no? Quelle che stanno sui tetti delle case italiane, che invece in America non sono molto popolari così, di quel colore rosso. Riecco le tegole dei tetti lassù, all'italiana. Queste sono tutte case che si vedono dalla cima del Mount Bonnell, che è di fronte, di là dal lago, e tutte le volte ci diciamo, guarda che case, in effetti. Mi piace guidare in America, in giro per le città, attorno alle città, semplicemente stando seduti si gode e si esperienza, si fa esperienza di una cosa che un po' di com'è la vita da queste parti e che si vede è molto diversa da quando si va nel downtown o nel centro di una grande città, no? Tra i grattacieli. È quella la vera America? Forse no, la vera America in realtà è fuori da quei posti. Questa chiaramente è una zona super benestante, quindi non è la media, ma è sempre interessante da vedere. In questa zona vedo solo dei cancelli, il che vuol dire che le case sono nascoste e devono essere niente male. Ci sono anche gated community qui, tipo San Felice a Milano, credo. Quella forse è una delle poche gated community in Italia che esistono.
Se vi state chiedendo perché non c'è nessuno in giro, beh, un caldo pazzesco, saranno 33-35 gradi, quindi si sta in piscina o nell'aria condizionata dentro casa. E poi ecco, si arriva qua giù dove c'è la Capital of Texas Highway. Ed eccoci qua, laggiù il Pennybacker Bridge, le bandiere del Texas e degli Stati Uniti che sventolano, anche se a mezz'asta purtroppo per i fatti di Uvalde.